contraddizione capitale-lavoro si interseca oggi con quella dello sfruttamento imperialistico di risorse di altri paesi, quella di imperialismo popoli oppressi, e una politica di nazionalizzazione di risorse condotta da una borghesia nazionale. Non è ovviamente la rivoluzione proletaria, però è un passo avanti, è una rottura di un piccolo anello, un anello di una catena imperialistica. Io la vedo così, insomma, per cui una serie di regimi che sono assolutamente lontani anche dalle forme democratico-borghesi e dalle forme di una democrazia proletaria, ovviamente, ancora di più, però sono più avanti, sono progressivi rispetto a quelli che invece sottopongono a uno sfruttamento interno anche i propri lavoratori molto maggiore. Le politiche di paesi come l'Egitto di Nasser o anche l'Iraq che nazionalizza il petrolio, o insomma di paesi che hanno fatto la guerra ai comunisti, no? Come lo hanno fatto in quei regimi, però sottraevano pezzi di controllo all'imperialismo centrale. E in questo, in un contesto in cui poteva esistere un fronte di paesi socialisti, del campo socialista, di paesi in via di liberazione, di emancipazione del terzo mondo, poteva funzionare. Oggi non abbiamo questo aspetto, però mi sembra che possa essere mantenuta quella distinzione come criterio di valutazione politica. Vorrei soltanto concludere con questo. Il manifesto dell'Internazionale Comunista rivolto ai popoli del mondo, che fu steso da Lev Trotsky, sostiene che l'emancipazione, la liberazione dei popoli coloniali potrà essere effettiva solo nel momento in cui ci sarà la rivoluzione socialista nel centro, nei centri dell'Occidente, che è una posizione teoricamente, no, che può sembrare, no, corretta, accettabile, ma che viene sostanzialmente subordina poi qualsiasi movimento interno nelle forme storiche che sono date, no? Con le culture di questi popoli, con le loro storie, qualsiasi possibilità di emancipazione di fatti interna, di liberazione delle colonie, fa dipendere poi da una vittoria che non è alle porte del socialismo in Occidente. L'Internazionale Comunista modifica poi queste posizioni, e mi sembra lo stesso Trotsky anche rispetto a questo, cioè le modifica nel senso che anzi vede una possibilità di interazione, di alleanza, e allora lo slogan tra popoli oppressi e proletariato, e allora lo slogan dell'Internazionale cambia, non è più soltanto come nel manifesto di Marx, proletari di tutti i paesi uniti, ma proletari e popoli, i popoli oppressi di tutti i paesi uniti. Cambia una prospettiva strategica. No, non ho dubito che è difficile fare un'analisi da attualità, principalmente in relazione alla questione della Libia, per la quale io utilizzei una categoria di Gramsci, che mi pare essere possibile passare mano da categoria di cesarismo progressivo rispetto alla Libia. Embora alguns afirmam que essa expressão não se sustenta mais hoje em dia. Mas no mapa do mundo, apresenta evidentemente a contradição fundamental entre trabalho, capital e trabalho. Além disso, precisaria juntar também um imperialismo que manifesta em termos de opressão dos povos.
a crisi regimi che parecchi distanti da forme di democrazia burguesa, na minha opinião, elas marcam um passo à frente, elas estão mais à frente que determinadas situações no próprio Ocidente. Se considere, por exemplo, o Egito de Nasser, ou, por exemplo, a guerra no Iraque, de qualquer maneira, esses países conseguiram subtrair pedaços de controle ao imperialismo. E, de modo que, na minha opinião, a expressão de centralismo progressivo ainda pode ser mantido. E, a propósito, se lembre do manifesto da libertação dos povos colonizados, né? Alguns autores dizem que isso seria possível se ocorresse uma revolução socialista no Ocidente, mas a revolução socialista no Ocidente aparece distante. Não se pode esperar uma revolução socialista no Ocidente subordinando os outros povos a essa fase. Portanto, a expressão de Marx de operários, trabalhadores e de todo mundo unidos, eu acho que hoje poderia ser também traduzido ou transformada em povos oprimidos, proletários e povos oprimidos de todos os países unidos. E, também isso apresenta uma boa perspectiva, enfim, de revolução. Bom, agradecemos a todos, a todas.